Buonasera a tutti e a tutti, si sente in fondo? Allora, la presentazione di questa sera è organizzata dalla campagna Welcome Taranto e dalle attiviste e degli attivisti che collaborano nella realizzazione degli obiettivi della campagna. La campagna Welcome Taranto nasce lo scorso anno a margine dei problemi legati all'accoglienza a Taranto, con particolare riferimento alla struttura del Pala Ricciardi, che come saprete immagino è uno dei centri predisposti alla primissima accoglienza, che soprattutto l'anno scorso ma anche quest'anno aveva gravissimi problemi dal punto di vista logistico, della salvaguardia dei diritti d'accoglienza, dell'informazione, e questa campagna insieme a tante altre realtà associative del territorio ha provato a sollevare dubbi sulla legittimità e l'opportunità di questo sistema d'accoglienza. In questa fase abbiamo deciso di aprire uno sguardo anche su altro, non perché quest'altro sia sganciato dai profili centrali dell'attività della campagna Welcome, ma perché al momento riteniamo opportuno provare ad aprire finestre di discussione e di informazione sulle tematiche legate al lavoro e in particolar modo al lavoro migrante. Questo lo facciamo non perché l'emergenza sia terminata, notizie di queste ore e le ennesime stragi nel mare, e pensiamo che il profilo dell'emergenza, della necessità di aprire canali umanitari e di garantire il diritto legale ad accedere al territorio europeo continua ad essere di centrale importanza. Ci siamo resi conto però che è necessario provare ad aprire appunto finestre di riflessione sulle condizioni di lavoro, anche perché esse ci sembrano essere in diretta connessione dal punto di vista dei diritti giuridici, della mancanza di questi diritti, della precarietà giuridica, che poi si trasforma molto spesso in ricattabilità nelle zone di lavoro. Stasera parleremo in particolar modo della situazione delle campagne. La particolarità è che per numeri, per quantità e qualità dello sfruttamento, la condizione di lavoro dei migranti, non solo dei migranti, nelle nostre campagne dovrebbe occupare il centro della cronaca locale, della cronaca politica e dell'attività politica. Questo non avviene, anzi ho la sensazione che ci sia un processo collettivo di rimozione della condizione di lavoro nelle nostre campagne. Altri profili economici del nostro territorio, mi riferisco al territorio pugliese, sono iperrappresentati anche dal punto di vista mediatico e politico. Mi riferisco per esempio tutto al settore della cosiddetta innovazione sociale, delle start-up o anche al mondo dell'aerospazio. Si parla molto dell'economia pugliese, ovviamente ci sono forme di eccellenza, e questo presentare la centralità di alcune forme di eccellenza nell'economia pugliese implicitamente porta a questo fenomeno di rimozione collettiva dei sistemi di vita e di lavoro nelle campagne pugliesi, e nel nostro piccolo vorremmo provare stasera ad aprire una finestra su questi argomenti. Questa sera siamo in questo spazio off topic all'interno di Officine Tarantine e abbiamo in qualche modo la possibilità di fare questa interessante presentazione all'interno di questo spazio. A Taranto non è una condizione facile quella di trovare luoghi aperti, accessibili, nei quali dibattere. E faccio un brevissimo passaggio. Ieri sera c'è stato un presidio in piazza per in solidarietà con le persone che sono indagate per l'occupazione e la difesa di questo posto, e in qualche modo pensiamo che sia giusto collegarci a quello che è successo ieri, quello che succederà nelle prossime settimane, e speriamo che si possa trovare una soluzione per una risoluzione positiva del processo e anche per una stabilità complessiva di questo spazio, in modo che possa continuare ad essere un luogo di incontro, dibattito e discussione su quello che ci circonda. Lascio la parola a Leo Palmisano e Ivan Sagnè, che ovviamente ringraziamo per essere intervenuti questa sera, e se siamo d'accordo partiremo con una discussione intorno al libro scritto da Ivan, Ama il tuo sogno, e poi magari allargheremo anche un po' l'orizzonte della riflessione, faremo un'analisi su quello che è il dato biografico di Ivan
quello che ha visto e quello che ha provato, diciamo, nel suo racconto intenso e appassionante, per poi magari faremo anche una parentesi sui profili di stretta attualità, anche quello che è successo l'ultima estate nelle nostre campagne, e poi magari andremo anche un po' più là. Grazie. Ciao a tutti e a tutti. E grazie. Allora io ribalterei anche un po' la scaletta che tu hai proposto, nel senso che il lavoro di Ivan è forse il primo esempio di penetrazione all'interno di un mondo che noi pugliesi dovremmo conoscere molto bene, che è quello dello sfruttamento delle condizioni paraschiavistiche di lavoro nell'agricoltura. Noi pugliesi, e noi pugliesi come donne, perché un pezzo importante di quello che è successo quest'estate, di quello che succede quotidianamente nella vostra provincia, per esempio nella zona di Massafra, racconta come la ricattabilità sociale dei migranti e delle migranti sta favorendo il sistema produttivo agricolo pugliese, che è considerato un'eccellenza internazionale, che è l'unico che produce un PIL estremamente positivo, no? Questo è quello che ci viene raccontato normalmente, che è una verità. È vero che produce tanto PIL, e tuttavia utilizza i lavoratori in quelle condizioni. Il lavoro che ha fatto Ivan, che non è come il libro, è diciamo quello che ha fatto, cioè quell'azione politica che non si vedeva in Puglia da una vita, peraltro, all'interno di un luogo che ha un doppio valore simbolico, perché non è soltanto un luogo di produzione, è anche dentro una grande regione, la regione Salento, no? Che in qualche misura rappresenta un'altra delle retoriche pugliesi. Secondo me rivela molto quello che è successo. Quello che è successo quando Ivan compie, diciamo, si mette a capo di una rivolta, poi racconterò, dove appunto il sogno è un elemento importante, l'aspirazione, il desiderio, non l'ambizione. L'ambizione che si ribalta in sogno, che è un sogno di libertà. E dall'altro la frantumazione invece di quel finto sogno di libertà con i lustrini, che è quello del Salento turistico. Queste due cose insieme, a distanza di pochi anni, 2011-2015, il primo morto, un sudanese di 47 anni, Anardo, rivelano che cosa siamo diventati. Cosa siamo tornati a essere? Punto di domanda. Secondo me ci sono due elementi che si tengono insieme, anche nel racconto che fa Ivan. Da una parte, un modello nuovo di sviluppo che vuole traguardare degli obiettivi che non sono più obiettivi che riguardano i lavoratori e le lavoratrici. Sono tagliati fuori di netto. Dall'altra, la riproposizione di un modello di sfruttamento che, guarda caso, proprio laddove viaggia il capitalismo, si impone. E quindi impone delle regole che stonano con il diritto, i diritti conquistati, con la democrazia, con la civiltà, ma io aggiungo, e chiudo diciamo questo mio primo intervento, stonano molto con la credibilità della politica locale, dal livello micro, il livello comunale, al livello macro, il livello regionale. A te. Innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio ovviamente i compagni di voi, voi Taranto e Luciano Landa, il promotore di questa iniziativa. Io scopro la Puglia nel 2011 partendo da Torino come studente, e venendo in questa terra per fare il bracciante per mantenermi agli studi. Io scopro il caporalato in questa terra, non avevo mai sentito parlare di caporali. Il mio caporale, come la totalità dei caporali per quanto riguarda il lavoro migranti, perché il caporalato è etnico, ci sono i caporali per gli italiani e i caporali per gli stranieri. Il mio caporale era un sudanese, ero l'unico camerunese di quella zona.
ho notato la differenza che c'era tra me e i miei compagni altri braccianti, nonostante il fatto che eravamo tutti africani. Io spesso sento dire in giro in Italia che gli africani sono tutti uguali, una cosa che non è vera, perché chi conosce l'Africa non può paragonare il magrebino, il tunisino o il nigeriano, che sono due cose diverse. Già non parliamo la stessa lingua, non parlano la stessa lingua e hanno culture molto molto diverse tra di loro. Allora, il caporalato, voi sapete cos'è? È l'intermediazione illecita di manodopera. I proprietari terrieri delle nostre terre, delle nostre campagne, utilizzano questi soggetti per unirsi alla manodopera. Io molto brevemente vi spiegherò come si svolgeva, come si svolge la giornata di lavoro di un bracciante straniero. I caporali arrivano in questi punti di aggregazione dove dimorano gli stranieri, ce ne sono tanti in questa terra, in questa Puglia purtroppo, che noi come sindacato abbiamo definito ghetti. In questa provincia fortunatamente non ci sono i ghetti, la provincia che ha più ghetti è quella di Foggia, poi seguito da quella di Lecce, poi abbiamo scoperto altri ghetti nella Batte. Sono luoghi dove dimorano mediamente 1.000-2.000 persone, il più famoso di loro è il ghetto di Vignano Garganico in provincia di Foggia. Tale fosse il caso del ghetto di Nardò. Arrivo in quel ghetto e trovo 700 braccianti sfruttati che vivevano in un degrado totale. Ho dovuto accomodarmi. Questo posto, come tutti gli altri, sono luoghi isolati e il caporalato gioca, si basa sull'isolamento fisico di queste persone, perché quei luoghi sono molto distanti dai centri abitati. Un lavoratore, per soddisfare qualsiasi bisogno primari, per andare al supermercato che è distante, per andare all'ospedale, non avendo un mezzo di trasporto, è costretto a richiedere al caporale quel servizio. Ovviamente non è un servizio gratuito, è a pagamento. I caporali, oltre a sfruttare sull'aspetto sociale, ovviamente sfrutta su quella lavorativa. Cosa fanno? Loro si recano nei posti, minuto di un mezzo di trasporto, perché tutto, non c'è un sistema di trasporto pubblico o privato messo a disposizione dalle imprese, tutto è messo a disposizione dai caporali. Loro trasportano i lavoratori da quel zone verso le nostre campagne e il trasporto costa 5 euro. E io ho fatto la raccolta dei pomodori a Nardò e la raccolta degli ortaggi come dell'ortofrutta avviene ottimo. Il contratto collettivo nazionale non è rispettato, quindi cosa significa? Che il guadagno giornaliero di un lavoratore è proporzionale al numero, in questo caso di contenitore, perché il nostro lavoro consisteva a riempire dei cassoni, dei contenitori. Per quanto riguarda il pomodoro, un contenitore di pomodoro pesa tra 3 e 4 quintali pieni di pomodoro, che veniva pagato dal caporale 3,50 euro. Questa è la norma dalla Puglia fino alla Sicilia, fino al Piemonte. 3,50 euro è il prezzo di un cassone di 3 quintali. Mediamente un lavoratore in una giornata di 12 ore di lavoro, per quanto riguarda la raccolta degli ortaggi, pomodori e cipolle, può riempire tra i 8-9 cassoni, qui guadagnare tra 20 e 25 euro, in cui bisogna scaricare il costo del trasporto, 5 euro, poi i caporali durante
il pranzo, durante la pausa, costringono i lavoratori a pagare il panino, l'acqua. Un panino viene pagato dal lavoratore al caporale 3,50 euro, per esempio, l'acqua 1,50 euro. Quindi sono già circa 10 euro che vanno, diciamo, per le spese. Quindi la paga netta di un lavoratore in un bracciale di stranieri in Italia, per quanto riguarda il lavoro, è di circa 15 euro. Io poi, quando succede per esempio che ci sono altri casi molto estremi, che un lavoratore si ammala sul posto di lavoro, perché ci sono tanti infortuni sul lavoro, i lavoratori deve pagare il trasporto, per esempio, per farsi accompagnare all'ospedale, e costa 20 euro. Io ho lavorato nell'estate del 2011, ho lavorato per 5 giorni, poi ci siamo rivelati. Non era semplice, perché voi sapete com'è il sistema. Il caporalato non nasce come qualcuno ci vuole far credere, con l'arrivo degli immigrati. Il caporalato è un fenomeno secolare in questo paese. Il caporalato esiste dai tempi di Di Vittorio, che sfruttava e che continua ancora a sfruttare, poi vi parlerò di alcuni casi, che sfruttano i lavoratori locali, non soltanto stranieri. Noi in questa terra abbiamo avuto quest'estate dei casi di morti sul lavoro. Qui in una vostra città, a San Giorgio Ionico, noi abbiamo avuto 2 decessi. Due cittadini di questa terra che venivano trasportati dai caporali per andare a lavorare a 200 km da questo posto, per dirvi che il caporalato è una realtà strutturale che esiste e che non sfrutta soltanto i lavoratori stranieri, ma anche i lavoratori italiani. La nostra battaglia è stata una battaglia storica importante. Era la prima volta che in Italia i lavoratori stranieri si ribellano, fanno lo sciopero. Noi abbiamo fatto uno sciopero importante e tengo a distinguere tra la manifestazione e lo sciopero, perché in Italia si tende a confondere le due cose. Noi abbiamo fatto 3 settimane di sciopero e questo ci ha portato ai risultati molto importanti. Perché io mi ricordo quando il sindacato, quando la CGIL ci portava nei centri di potere, nell'istituzione, noi ci siamo resi conto che non era così semplice risolvere un problema. Le istituzioni spesso scaricavano, diciamo, le nostre esigenze verso altre persone, e lì noi abbiamo capito che è molto difficile in un tavolo di concertazione risolvere certi problemi. Invece con lo sciopero, per la prima volta, per esempio a Nardo, è successo qualcosa di straordinario, che i datori di lavori e di lavoro, i datori di lavoro italiani, si sono recati presso quel luogo, quel ghetto, dove non andavano mai a supplicarci, a lamentarsi di venire a raccogliere i loro prodotti che si rovinavano. È lì che abbiamo capito che lo sciopero è più forte della concertazione, che per vincere questa battaglia bisogna bloccare la produzione. Noi abbiamo bloccato la produzione per 3 settimane e sono visti i risultati. Per la prima volta in Italia è stato introdotto il reato di caporalato, il reato penale di caporalato, una pratica, come vi dicevo, che esiste in questo paese da oltre 100 anni, grazie a uno sciopero di stranieri. Il caporalato, lo sciopero è finito il 30 agosto del 2011, il 15 settembre di quell'anno il caporalato, dopo 2 settimane, è diventato un reato penale. Poi la magistratura, altri risultati importanti di legge, la DDA, ha avviato un processo importante sulla riduzione di schiavitù, sul caporalato, su tutta una serie di reati. Per noi vedere gli imprenditori, persone intoccabili, seduti nei banchi degli imputati, per noi poveri lavoratori stranieri è una bella soddisfazione. Quindi noi pensiamo che è solo con la lotta che si può vincere. E su questo, non so se sono molto lungo, se hai delle domande.
condizioni di fiducia nonostante le tante difficoltà che diciamo, negli anni successivi hanno diciamo, continuato a, diciamo, a vivere nel nostro territorio. Diciamo, la lettura del libro e l'incrocio con la tua e la vostra storia è davvero una bella iniezione di fiducia. E una iniezione di fiducia anche perché la paura è rivolta, o la possibilità di rivoltarsi o di mettere diciamo, in maniera complessiva in discussione un sistema, anche diciamo, nell'immaginario e nel linguaggio delle forze democratiche, della sinistra, è diciamo, attualmente una parola che viene poco utilizzata e sembra quasi appunto anche la parola rivolta o anche la parola sciopero, probabilmente una parola del secolo precedente. E da questo punto di vista ovviamente la lettura del libro è riferita a un periodo storico e anche a un contesto geografico particolare, però probabilmente, anzi sicuramente, parla anche al di là di quello specifico periodo e di quello specifico contesto geografico. E anche la parabola complessiva della tua esperienza mi sembra che parli bene al di là del fatto specifico. In questo senso la tua ovviamente è una biografia tua personale e anche una biografia collettiva di tuoi compagni che hanno condiviso con te questa esperienza e anche il tuo percorso di vita, almeno diciamo dal mio punto di vista la lettura del tuo libro mi ha aiutato diciamo, ad affrontare vari aspetti del rapporto tra diciamo del nostro rapporto con chi viene da altri contesti culturali. Per esempio, lo dicevate anche voi, siamo spesso abituati a immaginare l'Africa come un terreno omogeneo dove non ci siano differenze culturali, politiche, economiche e da questo punto di vista siamo anche abituati a pensare che irrimediabilmente chi arriva in Italia da altri contesti viene da un percorso personale fatto esclusivamente di miseria, sopraffazione o fame assoluta. In realtà la tua biografia parla di qualcosa di diverso. Tu sei arrivato in Italia con tantissime aspettative, tra virgolette dalla porta principale, perché diciamo hai iniziato la frequenza di un istituto di studi, un percorso universitario di studi molto elevato e in qualche modo tu racconti nel libro che in realtà hai conosciuto in Italia, in particolare in Puglia, l'immagine dell'Africa che abitualmente utilizziamo per descrivere quel continente. Secondo me questo è un concetto interessante e magari ragionare un po' intorno alla tua scoperta dell'Africa in Italia e anche a come l'immagine o l'immaginario tuo dell'Italia si sia rapidamente modificato con diciamo, il contatto con la realtà materiale e le contraddizioni di questo territorio, penso che ci possano aiutare in maniera considerevole nel crearci una cassetta degli attrezzi per valutare in maniera reale e verosimile appunto i problemi e le opportunità legate alle migrazioni contemporanee. Per quanto riguarda l'immigrazione, in un contesto generale, in questo paese possiamo dire che è un elemento centrale, che purtroppo nel corso degli anni abbiamo sempre affrontato in modo, diciamo, superficiale, sull'onda dell'emergenza. E su questo noi, io penso che l'istituzione, perché il compito dell'istituzione, bisogna avviare una riflessione profonda per quanto riguarda questo tema, e io partirò da due aspetti. L'immigrazione non si risolve soltanto nella sua parte di quello che riguarda gli effetti, ma su quello che riguarda diciamo le conseguenze, no, volevo dire il contrario, cioè non si risolve soltanto sulle conseguenze, ma soprattutto sugli effetti. Bisogna andare a toccare quali sono gli elementi che permettono l'afflusso massiccio di persone verso il nostro territorio, il territorio italiano e il territorio europeo. Sappiamo che la prima fonte di immigrazione nel mondo sono le guerre, poi c'è tutto l'aspetto legato all'economia, quindi qui bisogna avviare una riflessione profonda su due cose. Cercare di avere una cooperazione tra paesi in via di sviluppo dove vengono la maggior parte di questi migranti, parlo dei paesi dell'Africa, parlo anche dell'Asia, e le istituzioni mondiali che determinano diciamo, il quadro macroeconomico. Poi
dall'altra parte bisogna fare un ragionamento per quanto riguarda la sicurezza nel mondo, soprattutto la vendita delle armi, perché se noi andiamo a vedere molti paesi oggi che sono in guerra, la maggior parte delle armi provengono dai paesi occidentali, dalla Russia, e quindi bisogna, diciamo, avviare una riflessione per contenere, almeno per contenere, perché io sono qualcuno che, io sono un pacifista, a me non piace la guerra, ma per quanto riguarda i nostri governanti, quelli che gestiscono questo mondo, bisogna dall'altra parte trovare un equilibrio tra portare la pace nel mondo e poi dall'altra parte per quanto riguarda il controllo delle armi. Per quanto riguarda l'aspetto interno all'Italia, io penso che l'assenza di normativa sull'immigrazione porta, è un vero problema. In Italia manca una normativa quadra per quanto riguarda le politiche della cittadinanza e dell'accoglienza. In Italia, mediamente, ogni anno arrivano 170.000 persone, io penso che è una cifra talmente bassa, sono un immigrante su 1.000 italiani, quindi si può praticamente fare una bella politica dell'accoglienza. Se noi andiamo a vedere altri paesi tipo il Libano che accolgono 1.200.000 persone su una popolazione di 4 milioni, o la Turchia 2 milioni di persone e che non hanno praticamente problemi per quanto riguarda l'accoglienza, penso che un paese come l'Italia se la può fare. Dall'altra parte, per quanto riguarda le politiche della cittadinanza, e qui bisogna rivedere l'impianto normativo della legge sull'immigrazione in Italia, che per quanto riguarda l'aspetto lavorativo consente a un lavoratore straniero in Italia di essere vulnerabile sul mercato del lavoro da una parte, e dall'altra parte non consente a un immigrato che vuole avviare un percorso di integrazione di integrarsi in modo più veloce. La Bossi-Fini, che praticamente va a legare il permesso di la permanenza sul territorio italiano al contratto di lavoro, cosa fa? Un altro ulteriore elemento di ricattabilità dello straniero in Italia. Io per fortuna, per quanto mi riguarda, io non ho avuto problemi in tel senso. Io ho fatto parte della fetta minoritaria in questo contesto. Io ho subito un'immigrazione illegale, sono arrivato in Italia con l'aereo, ho preso il visto, ma quanti di questi migranti, lo sappiamo, sono 1 su 100, 1 su 1.000 che arrivano in questo paese con un visto di studio, con un visto di lavoro. Quindi bisogna rivedere proprio le normative per quanto riguarda anche i flussi migratori in modo legale. Secondo me bisogna estendere i visti per quanto riguarda il raggiungimento familiare, perché molti di questi migranti che sono già qui in Italia, per fare venire le loro famiglie non hanno altro scelta che di farli venire con gli sbarchi, quindi portare, diciamo, mettere la loro vita a rischio. Quindi su questo io penso che potremo, con la diffusione dei visti, con l'allargamento del sistema di visto in Italia, risolvere un terzo dei problemi legati all'immigrazione illegale. Detto questo, io penso che noi in Italia abbiamo materia per costruire un quadro generale per quanto riguarda la politica di integrazione in sé. L'Italia non ha problemi per quanto riguarda il sistema di alloggio, perché lo spazio c'è. L'Italia non ha dei problemi per quanto riguarda i problemi che riguardano il rapporto cittadini stranieri, cittadini locali su alcuni ambienti. Poi l'Italia dall'altra parte sul piano economico
ha bisogno della forza lavoro migrante, perché la forza lavoro migrante su alcuni settori dell'economia italiana è molto determinante. Abbiamo parlato dell'agricoltura, parliamo dell'edilizia, parliamo di altri aspetti che riguarda per esempio il settore dei servizi. Quindi l'Italia ha bisogno dell'immigrazione, bisogna fare una bella politica per quanto riguarda tutti questi aspetti, e penso che facendo questo possiamo raggiungere il livello che ha avuto, che ha certi paesi tipo la Germania, tipo la Francia. Poi è una battaglia che bisogna spostare, e io su questo apprezzo lo sforzo del governo italiano sul piano europeo. Io non sono governo, io non tifo per il governo attuale, però riconosco che questo governo ha fatto degli sforzi, ha fatto un gran lavoro, è piccolo, però è già qualcosa. Bisogna spingere oltre per esempio superare il regolamento di Dublino, e io penso che su questa via io sono molto fiducioso, perché se si parla di ridistribuzione di quote in questo momento è grazie allo sforzo che ha fatto il governo italiano, e io penso che il regolamento di Dublino verrà superato. Poi la normativa europea per quanto riguarda l'asilo va fatto, e io penso che su questo arriveremo a breve a una normativa europea per quanto riguarda l'asilo, perché non si può parlare di ridistribuzione di quote senza parlare ovviamente dell'asilo, perché sono due questioni connesse, e su questo sono molto ottimista, e bisogna lavorare, bisogna attivarsi. Ovviamente non è soltanto materia della politica, ma anche materia della società civile, e su questo vorrei ringraziare tutte le forze sociali italiane che lavorano in questo senso da anni per favorire l'integrazione, che danno aiuto, supporto a queste persone che arrivano qui. Io ho fatto tanti paesi europei e penso che l'Italia è all'avanguardia per quanto riguarda il sostegno agli stranieri. Io non l'ho visto in Germania, come si dice magari in questi giorni, non l'ho visto in Francia. In Italia c'è una bella risposta che parte dal basso per quanto riguarda il sostegno agli immigrati, e su questo ringrazio il popolo italiano. Non c'è soltanto cose negative, ma ci sono anche cose positive. Grazie. Leo, abbiamo da più aspetti analizzato la centralità della composizione migrante in vari settori produttivi del nostro paese. Dal punto di vista invece dell'analisi delle forze politiche, sembra che questa centralità non venga colta. Sembra che il tema della immigrazione sia un tema in qualche modo residuale, in basso nell'agenda politica, soprattutto quando l'estate finisce, il flusso di migranti rallenta e poi magari si aspetta una nuova stagione per riaprire i riflettori. Come mai c'è un ritardo anche nel nostro territorio, anche nelle nostre istituzioni, notevole? E come mai soprattutto si affronta il problema e le opportunità legate alle migrazioni soprattutto nella stagionalità degli arrivi di massa, come se invece nella quotidianità della vita politica, lavorativa, sociale del nostro paese non ci siano problemi evidenti anche dalla complicata risoluzione? Allora, io penso una cosa, che il sistema produttivo italiano si serve da tempo dei migranti all'interno dei segmenti più bassi. Questo in realtà non è un fenomeno soltanto italiano, è un fenomeno che viene da lontano. In Francia è molto visibile che un qualunque pulitore di cessi nella metropolitana è nero, ed è donna soprattutto. Lo stesso vale per i musei e compagnia bella.
Da noi questa cosa ha funzionato moltissimo nelle fabbriche del nord-est, finché hanno tirato le fabbriche del nord-est, dove io ricordo i miei amici magrebini che si spostavano e dormivano in macchina, perché quello che facevano ai miei genitori, cioè non ti diamo la casa perché sei meridionale, l'hanno fatto poi tranquillamente agli immigrati, all'inizio prevalentemente magrebini. Quando va in crisi quel sistema produttivo, quello della piccola fabbrica, la quarta economia, ve lo ricordate, che tira, che è stato politicamente il grande sostegno, il grande serbatoio di voti della Lega, quando va in crisi quel sistema lì e quindi si svuota in qualche misura la fabbrica, un altro settore importante dove la manodopera viene adoperata per lavori pesantissimi ma a bassissimo contenuto di cervello, cioè il bracciantato, Ivan l'ha detto, 10 ore, 3 quintali a cassone per 8-9 cassoni, ci dicono MEDU, Medici per i Diritti Umani, Emergency, che girano un po' tutto il centro-sud Italia, che le patologie che riscontrano tra i braccianti sono soprattutto osteoarticolari e muscolari, cioè da sovraccarico di lavoro, cioè per dirvi c'è un pochissimo contenuto intellettuale. Questo vuole il mercato del lavoro italiano. Vado oltre, i servizi. Quali servizi? I servizi di cura alla persona al ribasso della qualità del lavoro. Badanti, colf, autisti quando andava all'Eritreo, prostitute. Servizio di cura sessuale, sex worker, no? Questo è quello che chiede, esige e pretende il mercato del lavoro italiano dagli immigrati. Andiamo avanti, io l'ho parlato l'altro giorno con Ivan, lui è uno dei pochi casi di scrittore non italiano in Italia, ma soprattutto proveniente dal sud, uno dei pochissimi casi. Questo spiega come anche il settore culturale italiano, no? L'editoria italiana, che mo' in mano al monopolio Mondazzoni, anche l'editoria italiana non vuole racconti, storie che vengano da posti altri e soprattutto non vuole che si innalzi in qualche misura l'uso del migrante. Questo significa escludere il migrante da una possibilità di integrazione che deve stare dentro una mobilità sociale verso l'alto. In realtà non opera così soltanto nei confronti del migrante. Questo avveniva fino a prima della crisi. Era il migrante colui che veniva escluso dalla possibilità di ascendere nella scala sociale anche se c'è un titolo di studio. Io ero un ingegnere, io ho una misera laurea in lettere rispetto a lui, no? Cioè, ma dopo la crisi vale per un pezzo molto importante della cittadinanza italiana. Le risposte della politica pessime, tutte. Primo, noi continuiamo a tenere una legge che si chiama Bossi-Fini, quindi porta un marchio di fabbrica che fa schifo, e quella legge lì è l'unica legge italiana che sposta il tema immigrazione da welfare e lavoro, welfare Francia, lavoro Gastarbeiter la Germania, a materia di sicurezza nazionale. Ministero degli Interni, cioè a occuparsi dei migranti, è quel coglione d'Alfano, tanto per intenderci, è quel coglione d'Alfano. Non a caso lui è l'interlocutore privilegiato, per esempio, del mio sindaco di Bari, molto renziano, il quale è convinto che dalle tende si debba passare al container dove mettere e stipare i profughi, i richiedenti asilo. L'assenza totale di una normativa per la richiesta di asilo che incroci non, come dire, il dettato della Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo, no, quello che l'Europa ci impone, una normativa specifica sulla richiesta d'asilo. Per poi non parlare del dibattito intorno allo ius soli, ius sanguinis, in un paese che, ce lo possiamo dire francamente, è un paese che dovrebbe dare il diritto di cittadinanza a chiunque, per il fatto stesso che essendo noi il paese dei mille campanili, so de bar, musica da tanto, no? Che sia il paese dei mille campanili dove nasci stai, e siamo anche un paese che ha dato al mondo milioni e milioni e milioni di persone, dimenticando che cosa hanno vissuto i miei nonni, i nostri nonni, le nostre zie, i nostri zii, qui e fuori soprattutto. Tutto questo nel paese dell'oblio del diritto sui migranti trova il massacro. Io mi sono fatto un'idea, il nostro capitalismo è estremamente provinciale e cialtrone, coronazionale.
quel poco di capitalismo nazionale che resta, quel poco di capitalismo nazionale che resta, che anche il micro, il piccolo, in agricoltura il piccolo proprietario, preferisce adoperare manodopera sostanzialmente a costo zero, non fare entrare più la manodopera come variabile che determina il costo del prodotto. Perché? Perché il costo del prodotto non lo fa il capitalismo locale. Un esempio. Noi abbiamo visitato per questo libro, in uscita tra un paio di settimane, sui ghetti, Rignano Garganico e Borgo Mezzanone. Borgo Mezzanone, in linea d'aria, dista pochissimo dallo stabilimento, probabilmente della più grande fabbrica di trasformazione del pomodoro in ketchup, Princess, è nel Foggiano. La Princess è la rivelazione di cosa sta diventando il capitalismo, è di proprietà della Mitsubishi, che faceva automobili. No? Lì, a Borgo Mezzanone, che è il deserto, ma a Borgo Mezzanone, a 1,5 chilometri, c'è un ghetto di bulgari che arrivano con le famiglie e con i bambini. Accanto alle case della riforma agraria, che è notevolmente più grande di me, probabilmente se le ricorda. Ma la Princess sul suo sito non dice il pomodoro chi lo raccoglie. Allora, la Puglia ha dentro, nel sistema agricolo, in un pezzo del sistema agroindustriale, ha dentro tutte le contraddizioni del capitalismo mondiale. La riduzione in schiavitù dei braccianti, la concentrazione in luoghi, come dire, che non sono autocostruiti ma sono costruiti sotto ricatto e sotto camorra e sotto lucro, che sono appunto i ghetti, più o meno concentrati, più o meno pulviscolari. Una domanda di lavoro che vede sempre una mediazione illegale, anche quando ci si rivolge ad agenzie per il lavoro interinale che hanno una parvenza di legalità, ma dietro gli investimenti sono paracamorristici, alias, mi spiego meglio, ci sono anche dei caporali che investono in quello. Una politica debole, fortemente debole, che ha giocato più sulla costruzione di retorica sui migranti che su effetti reali, no? Tant'è vero che non ha mai dato piena attuazione alla legge sugli indici di congruità, che è la legge Barbieri del primo mandato Vendola. Il Ministero degli Interni, che ha abbandonato il Sud nelle ispezioni del lavoro e scopre, vi do una notizia che è un flash nuovissima, nei primi 6 mesi del 2015, fatte 1092 ispezioni sul lavoro, beh, che cosa risulta? Che noi abbiamo oltre 540 lavoratori sostanzialmente in misura irregolare, i tre quarti di questi a nero. Allora, di che cosa stiamo parlando? Ditemelo. La Princess è Giappone, è multinazionale, si sposta. Chi raccoglie i pomodori viene dal globo, a quelle condizioni viene dal globo. È la globalizzazione del peggio, è la globalizzazione del peggio. Allora poi devo sentire il presidente di Coldiretti, che ha intervistato 3-4 volte di seguito, Coldiretti Puglia, 3-4 volte di seguito dal TG3 regionale, dice: guardate, se il pomodoro costa tanto, se la salsa costa parecchio, cioè se il marchio è un marchio, no? Nobile, non c'è lavoro nero. Col cazzo, non è così, perché noi abbiamo scoperto che, per esempio, nella filiera del Franciacorta, vino che costa, ci sono in un comune della Lega quasi 6.000 magrebini e altrettanti bulgari a nero, e bottiglie di vino che costano 60-70 euro. Cioè, la regola è soltanto massimizzare il profitto a danno della vita. Chi se ne fotte? Perché tanto non interviene il sistema sanitario nazionale, io parlo adesso dell'impresa, interverrà Emergency, che non ce la fa più, non ce la fanno più. Le responsabilità, secondo me, la responsabilità è di chi non vincola l'impresa, per esempio, a offrire quello che la legge le impone. Il cibo, se sei il numero superiore a un tot di lavoratori, una serie di servizi, il bando sul luogo di lavoro, la verifica dall'altra parte, le ispezioni, la proposta Martina, finalmente c'è stata. Come risponde Poletti? Non intervenire in materia di lavoro. Se noi non interveniamo in materia di lavoro, ma che tipo, io sono uno che pensa che qualunque forma di integrazione sociale passa soltanto attraverso il lavoro, perché è il lavoro che dà dignità alle persone, in qualunque forma, ma è il lavoro. Se non intervengo in materia di lavoro, su che cosa intervengo? O mi sbaglio? Intervengo sulla produzione immateriale?
Perché noi abbiamo immigrati indiani che producono software in Italia? No. No. Noi sottoutilizziamo peraltro delle competenze, perché quando Iman racconta nel libro, io ho studiato ingegneria al Politecnico di Torino, che è l'eccellenza, e vai a fare il bracciante. È un sistema paese che non sa adoperare, così come fa con noi, giovani italiani, voi giovani italiani, non sa adoperare le competenze. Perché? Ma perché questo è un paese che non ha una direzione, signori cari. Ce lo dobbiamo rivelare. Se noi non modifichiamo la Bossi-Fini, se noi non ragioniamo di accoglienza, ma ancora ragionare di prima accoglienza, quando abbiamo la seconda e la terza generazione, che non riconosciamo, che non riconosciamo. Cioè, se io incontro un ragazzino per strada e sto con mia madre, eritreo, che parla in dialetto, mia madre dice, ma quello l'ha imparato, no, mamma cara, qui dannato, qui dietro bar. Questo è il punto. Noi non riconosciamo, o meglio, riconosciamo sempre l'altro, e chiudo, anche all'interno del mercato del lavoro, come un agente patogeno, come un portatore di danno. Tant'è vero che, ricordate, quando è morta la vostra conterranea italiana a Barletta, qualcuno, qualche giornalista ha detto, ma non è che lei per guadagnare di più, lo ricordate, si muoveva la notte? È storico il fatto che le lavoratrici e le braccianti siano condotte notte tarda. E c'è un solo comune in Puglia che ha aperto l'asilo nido, per parlare di welfare, no? L'asilo nido, cioè di che cosa? No, di notte, per le braccianti. Allora sappiamo che noi abbiamo 180.000 persone che lavorano, qui sto parlando dei regolari, 180.000 persone che lavorano regolarmente in Puglia ogni anno. Abbiamo i piani di zona, abbiamo la normativa sul welfare, abbiamo tutti i cazzi di questo mondo, e non c'è un comune che apre un asilo notturno. Non c'è. Il servizio sanitario regionale è in deficit e non porta mai, cioè la regione è entrata in 2-3 ghetti, ha portato i cessi chimici a Rignano, ma lì ci va emergency. Non c'è il servizio sanitario regionale. Non pretendo. Cosa? Finanziati dalla regione. Sì, ma quanto costa un bagno chimico? No, 15.000 euro. Ma non stanno tutti i giorni fuori dai ghetti. 2-3 giorni a settimana, quando va bene. Ma come giustamente mi ha detto la presidentessa di Emergency regionale. Ma noi non ce la facciamo. Cioè, qui c'è bisogno, anche lo Stato non deve essere presente soltanto con la tenda della protezione civile e il lampeggiante della polizia, che voi conoscete meglio di me. La presenza di uno Stato accogliente è quello. Ti offro la sanità, perché la Costituzione dice, torniamo alla sacrosanta Costituzione, la Costituzione dice la sanità per tutti, la scuola per tutti. Se i bambini di... I bambini bulgari che stanno a Borgo Mezzanone restano qui per 4 mesi. Ma vogliamo dare un asilo a questi bambini? O vogliamo che continuino a giocare nudi tra i rifiuti che bruciano? Scene altro che l'Africa. Ma che è peggio? La vera barbarie sta qua. Perché le contraddizioni più forti che vive il capitalismo le vediamo qui. Dove? Chiudo davvero. Il conflitto tra la democrazia che si è affermata anche attraverso la lotta, perché il diritto sul lavoro è democrazia, no? E la democrazia che regredisce perché la politica non fa quello che dovrebbe fare, la sinistra non fa quello che dovrebbe fare, perché la destra lo fa tranquillamente, lo fa benissimo, l'Italia, come ha sempre fatto. Questo conflitto sta esplodendo, e questo spiega anche perché, come dire, i risultati e i consensi della sinistra sono da prefisso telefonico. Chiederei a Ivan anche come, diciamo, meccanismo di informazione, diciamo, a tutti noi più presenti che ci siamo appassionati alla vicenda, di ricostruire quali sono le varie responsabilità all'interno della filiera della raccolta del pomodoro, anche perché dal punto di vista di utenti, consumatori, magari è giusto avere la percezione della nostra parte di responsabilità e anche provare a capire come provare dal nostro punto di vista a interrompere, diciamo, appunto la percentuale di responsabilità che tutti noi ogni giorno riproduciamo nel acquistare prodotti appunto raccolti in questa maniera.
Ok, allora parto dalla questione caporalato. Oggi in questi mesi si sta parlando di caporalato, però vorrei ricordare che il caporalato è solo l'ultimo anello di una lunga catena di sfruttamento, di cui i principali responsabili sono in primis le imprese che si avvalgono di caporali invece di assumere direttamente i lavoratori nei centri preposti. Quando noi abbiamo ottenuto la legge sul caporalato nel 2011, quando abbiamo mandato il disegno di legge al Parlamento, una parte politica di questo Parlamento ha tolto tutta la parte che riguardava l'impresa, perché sa che la vera responsabilità è lì, non è il caporale. Il caporale oggi, se tu arresti un caporale, ne arriva un altro domani. Bisogna colpire chi dà il potere ai caporali, cioè l'imprenditore. Uno. Secondo responsabile, secondo noi, è il più, diciamo, il più determinante, sono le multinazionali, è la grande distribuzione, la grande e la piccola, aggiungiamo la piccola distribuzione organizzata, perché sono loro insieme alle industrie di trasformazione che fanno il bello e il cattivo di questo settore, che bisogna ricordarlo, gode di una buona salute. L'agricoltura è uno dei settori che tira l'economia in questo paese. Noi l'anno scorso abbiamo fatto in questo settore più 0,2% come valore aggiunto sul PIL, mentre l'Italia era in recessione. Quindi l'alibi della crisi non vale. Allora, su questo io penso che ognuno dovrebbe assumere le sue responsabilità. Noi apprezziamo i passi che sono stati fatti, compiuti quest'estate, dove il governo ha preso una serie di provvedimenti, però per noi che sono insufficienti. Non si può combattere questo fenomeno soltanto con misure repressive. Hanno finalmente deciso di estendere la 603 bis, il reato di caporalato, alle imprese. Hanno parlato della confisca dei beni a chi si avvale di caporali e ai caporali se stessi. Questo va benissimo, però la repressione non basta. Noi abbiamo chiesto un altro strumento che per noi è determinante, è la certificazione etica d'impresa. Perché è giusto che i prodotti che vengono venduti, che vanno nei banchetti dei supermercati, siano prodotti di qualità. Cioè la qualità in senso della qualità del lavoro e dei diritti, non soltanto buono e buono come gusto. E su questo il governo dovrebbe fare uno sforzo. Ha gli strumenti. Uno degli strumenti più importanti di pressione che la politica potrebbe fare alle imprese sono, secondo noi, i finanziamenti pubblici. L'agricoltura è uno dei settori che prende maggiormente i contributi pubblici, sia nazionali sia europei. Abbiamo un sistema a livello europeo che si chiama la PAC, che eroga il 40% di tutto il finanziamento pubblico europeo soltanto all'agricoltura. Quindi non è giusto che le imprese che fanno del lavoro irregolare, il loro modo di fare impresa, prendono contributi pubblici. Bisogna vincolare questi incentivi alla qualità del lavoro e dei diritti. Questo, se la politica, secondo noi, compie questo passo, potremo contrastare al massimo questo fenomeno. Dall'altra parte, noi abbiamo, non contiamo soltanto sulla politica, ma anche sui consumatori. Noi possiamo giocare un ruolo molto importante, perché il fatto di andare a comprare un chilo di pomodoro a 40 centesimi o 50 centesimi vuol dire che in modo incosciente alimentiamo la catena di sfruttamento. Quindi bisogna iniziare a pensare al consumo critico, e su questo apprezzo
il lavoro che alcune realtà sociali continuano a fare. Noi abbiamo in alcune zone di questo paese realtà che hanno iniziato un percorso parallelo, alternativo al sistema di mercato attuale. In Calabria, ad esempio, che è un'altra zona di grave sfruttamento per quanto riguarda la raccolta degli agrumi, abbiamo piccole cooperative che stiamo sostenendo. Loro ingaggiano i lavoratori imbracciati stranieri e italiani, ovviamente, pagando secondo le modalità del contratto collettivo, e riescono a vendere i loro prodotti. Noi li aiutiamo tramite i GAS, i gruppi di acquisti solidali, e è un modello che funziona. Da 3 anni loro assumono circa 2.000 lavoratori su circa 10.000 lavoratori iscritti negli eventi anagrafici, e loro fanno impresa in modo sano, per dirvi che è possibile farlo, e ci sono dei consumatori ovunque che comprano questi prodotti e consentono sia ai braccianti sia a questi piccoli contadini di portare avanti la loro attività. Dall'altra parte, io vorrei introdurre un altro tema, sempre nella lotta al lavoro nero, al lavoro irregolare, al caporalato, è quello della coscienza di classe. Il sindacato, allora, praticamente, bene, si può partire dalla politica, bisogna partire anche da una battaglia culturale che potrebbe fare i consumatori, però il punto è che se i lavoratori non prendono coscienza che vengono sfruttati in questo paese, sarà molto difficile ribaltare la situazione, e questa è la difficoltà che noi abbiamo, è che in questo paese, ho notato, abbiamo perso la coscienza di classe. Molti lavoratori, in particolare italiani, non si ribellano più al problema dello sfruttamento. Quando vedo Paola Clemente, la bracciante italiana, che ha lavorato per 15 anni sfruttata come schiava, senza ribellarsi, insieme alle sue compagne, tutti i giorni. Noi abbiamo in questa provincia, e alla provincia di Brindisi, 20.000 donne italiane. Ogni giorno bisogna andare nelle piazze di Grottaglie, di Ginosa, di Francavilla, di San Michele Salentino, alle 4-3 di mattina, a vedere decine e decine di pulmini che prendono queste donne e le portano a lavorare nelle campagne del Metacontino del Nord Barese. Lavorano per meno di 30 euro al giorno. Sono donne che hanno quasi tutti i figli, e è così per decenni. Perché non si ribellano? Bene, si dirà che c'è un problema anche del sindacato. Va bene, sono d'accordo, io faccio parte del sindacato oggi. Ma il problema dovrebbe anche venire dai lavoratori. Possiamo dare un aiuto, il sindacato da solo non può fare, compiere questo lavoro, che è un'impresa molto difficile, visto la frammentazione del mondo del lavoro che noi abbiamo oggi. Allora, perché dico questo? Dico questo partendo ovviamente dall'esperienza di Nardò, e grazie a una battaglia che è partita dal basso siamo riusciti a ottenere dei risultati. E quello che noi dobbiamo fare in questa regione, in questo paese, prendendo i dati, in agricoltura su 106, noi abbiamo come popolazione lavorativa in agricoltura 180.000 braccianti, di cui 20% sono migranti stranieri, il resto sono lavoratori e lavoratrici italiani. 20.000 braccianti italiani e stranieri, questo è un dato sottostimato, perché se noi andiamo a prendere la fetta dei lavoratori irregolari, quelli che non sono censiti, possiamo raggiungere 70.000.
Molti di queste persone che dormono nei ghetti lavorano in nero. Allora, noi per dirvi che il problema del lavoro irregolare, lo sfruttamento in questa regione e in generale in questo paese, ormai è un dato strutturale. Abbiamo avuto gli ultimi dati delle ispezioni, aspettiamo quelli del mese prossimo che verranno a completare il quadro. Se prendiamo la differenza tra le ispezioni dell'anno scorso e le ispezioni di quest'anno, l'anno scorso abbiamo avuto su 1800 ispezioni in Puglia solo 20% di irregolarità. Parlo dell'ispezione sulle imprese. Quest'anno la maggior parte delle ispezioni si sono concentrate quest'estate, questi due ultimi mesi, legati ai morti, perché se non ce ne sono stati i morti, in Italia quando non ci sono drammi, spesso la politica non si muove. È partita una direttiva a livello ministeriale per incrementare l'ispezione quest'anno e sul totale delle ispezioni da gennaio fino ad agosto si sono concentrati in questi due mesi. E in questi due mesi cosa è emerso? È emerso che su circa 5.040 ispezioni sulle imprese, circa 70% delle imprese sono irregolari. Noi in provincia di Lecce, qui, l'anno scorso in provincia di Lecce un lavoratore irregolare su 133. Quest'estate abbiamo avuto su 577 lavoratori ispezionati in provincia di Lecce circa 300 lavoratori irregolari. Per dirvi che in questo paese e soprattutto nel settore agricolo di cui mi occupo io, l'illegalità è diffusa. La Coldiretti, le associazioni datoriali hanno sempre continuato a negare l'esistenza del fenomeno. Oggi con questi dati, li dimostrano che questo è il modo di fare impresa. E dall'altra parte l'assenza dello Stato, l'assenza di controlli ha determinato una cultura dell'impunità che ha portato a questi livelli. Allora, per far ciò, io penso che una delle strade più importanti è che noi come società civile, noi come sindacati continuiamo per chi ha già iniziato un processo che parte dal basso per coinvolgere prima le persone, e ringrazio i centri sociali che svolgono un lavoro molto importante. Noi dobbiamo fare la nostra parte. Su questo, in questi anni, da quando sono in CGIL, noi abbiamo messo in campo un'attività importante, quello del sindacato di strada, che va all'incontro di questi lavoratori a diffondere i diritti, perché molti di questi lavoratori non sanno neanche cos'è il contratto collettivo di lavoro, non sanno neanche che esiste un sindacato in questo paese. Tutti pensano che il caporalato è illegale. Loro non vengono mai presso i nostri uffici perché non sanno cos'è la CGIL, per esempio. Non vanno presso le associazioni, non vengono verso di voi perché non sanno che voi esistite. Perché noi, ad esempio, come sindacato, noi abbiamo vissuto il sindacato in questi anni come un fenomeno burocratico, istituzionale, solo di concertazione. Oggi il nostro lavoro consiste ad andare verso queste persone, io miro e punto su questo, perché è questo che va fatto. Bisogna ritornare al conflitto di classe. Oggi per qualcuno è una parolaccia la parola conflitto, dimenticando che in Italia il conflitto lo fa l'impresa. Sono loro tutti i giorni che sfruttano i lavoratori, l'hanno sempre fatto, ecco perché hanno vinto la lotta di classe, perché tutti i giorni abbassano le tutele, fanno l'evasione fiscale, fanno il lavoro nero, utilizzano i caporali, sono forme di sfruttamento. Non c'è un paese più flessibile
dell'Italia. Se noi aggiungiamo le varie forze attuali e aggiungiamo il lavoro nero, l'Italia per me è il paese in cui il lavoro nero è più sviluppato. Quindi non c'è un problema di flessibilità in uscita come lo vogliono far credere. L'Italia è un paese altamente flessibile. Allora, io penso che la coscientizzazione, la coscienza di classe dovrebbe essere l'elemento centrale su cui si dovrebbe basare la nostra azione di lotta. Grazie. Grazie Ivan. A questo punto chiederei chi vuole fare domande, riflessioni, considerazioni. O... Vai. Allora, io sono rimasto molto colpito da una cosa che tu Ivan hai detto all'inizio. Dicevi, ad un certo punto noi abbiamo capito il valore dello sciopero e quanto fosse importante bloccare la produzione. Lo sciopero è durato molto, al punto tale che a un certo punto sono venuti da noi supplicandoci di tornare a lavorare. Proprio su questo io voglio da te una risposta, cioè su che cos'è che ha scatenato l'idea nei tuoi compagni di lavoro che quella fosse a un certo punto l'unica soluzione possibile. Quali sono stati i primi passi della rivolta? Te lo chiedo perché sono convinto che l'incontro in questa città sia particolarmente importante, perché questa città, a mio avviso, più di altre, ha necessità di fare rivendicazioni di diritti. E non c'è, io credo, un percorso di riscatto collettivo se non si rivendicano diritti. E questo vale non solo nel settore dell'agricoltura, ma in tutti i settori. Questa è una città che oggi ha aperte una serie di vertenze, alcune delle quali sono sotto riflettori molto più di quelle legate al settore dell'agricoltura. Non serve che vi dica, cioè l'elenco dei riferimenti sarebbe lungo, uno su tutti, e però ancora l'idea del blocco la produzione, perché a un certo punto quella è l'unica via possibile, non scatta. E sono lavoratori sotto ricatto, sono sotto ricatto anche se in forme diverse. Quelli che lavorano in una fabbrica di 11.000 dipendenti, sono sotto ricatto quelli che lavorano in uffici di 3-4 dipendenti, e ce la dobbiamo dire tutta, perché Leo diceva una cosa importante: io sono un collaboratore di un ente parasindacale, quindi sono molto vicino al tuo mondo. In questa città capitano cose come questa, che ragazzi, figli di famiglie operaie, cito questo esempio perché è emblematico, che hanno investito non poco per dare la possibilità ai propri figli di studiare, facciano pratica negli studi professionali, per esempio, no? Studi professionali spesso convenzionati con le parti sociali, le nostre parti sociali, che grazie a quelle convenzioni fatturano decine di migliaia di euro al mese e tengono questi ragazzi per anni a 200-300 euro al mese quando va bene. Allora, se la sinistra e anche il sindacato al quale io sono legato vuole recuperare credibilità e uscire dagli 0,%, deve cominciare a fare pulizia in maniera seria per rendersi credibile prima di tutto da casa propria, altrimenti non si recupera. Quindi la domanda è questa: che cosa è successo, qual è stata la scintilla che a un certo punto ha fatto pensare ai tuoi compagni che quella fosse l'unica strada? Perché ti chiedo questo perché, ripeto, è un meccanismo che, se questa città vuole fare questo percorso di rivendicazione collettiva, è utile sapere proprio come ha funzionato e come sono cambiate in conseguenza di questa rivolta le condizioni materiali, proprio dal punto di vista operativo, delle persone che poi hanno animato quella parentesi della tua vita. Grazie. Allora, ci sono stati più elementi che hanno determinato questo sciopero, in particolare tre. Il primo penso che sia stato la congiuntura
geopolitica in quel momento e anche economica. Noi abbiamo avuto in quella masseria Nardò dei soggetti che venivano da più parti del mondo, tra cui tanti tunisini, perché 2011, se voi vi ricordate, corrisponde con la rivolta Rabat, e abbiamo avuto molti lavoratori che hanno partecipato alla rivolta a Tunisi, che erano appena sbarcati. Poi abbiamo avuto molti lavoratori che venivano dal nord, che hanno subito la crisi, abbiamo avuto un'immigrazione, continuiamo a avere un'immigrazione al contrario, dal nord verso il sud, in particolare dei lavoratori stranieri. Molti di questi lavoratori erano già sindacalizzati. Poi abbiamo l'ultima fetta, quelli stanziali che lavorano, che hanno sempre lavorato in quel periodo. Allora è la giusta posizione, diciamo, di soggetti diversi che hanno avuto esperienze diverse che hanno portato a quel sciopero. Questo è stato uno degli elementi determinanti. Poi l'altro elemento penso che sia stato il ruolo delle associazioni di volontariato che hanno gestito quel centro, quell'anno. Noi in quell'anno a Masseria Boncuri è stato gestito da due associazioni, una Finisterre e l'altra le DSA, che oltre a svolgere diciamo, l'assistenzialismo classico che vediamo in Italia, cioè portare il pane e il latte sull'aspetto, loro sono andati oltre, hanno iniziato a parlare ai lavoratori diritti. Io la prima volta che ho letto il contratto collettivo non era dal sindacato ma da loro, che sono andati a stampare il contratto, hanno fatto il volantinato verso i lavoratori. E questo ha portato ad alcuni di noi una sorta di riscatto, e questo per noi è stato determinante. Poi avevano messo uno striscione, qui il lavoro nero, non mi ricordo più bene le parole scritte, però comunque era contro il lavoro nero, ingaggiami contro il lavoro nero. E molti lavoratori, soprattutto i caporali, quando leggevano questa scritta si arrabbiavano, dicevano a quelle associazioni di togliere quella scritta, perché per i caporali era uno strumento che poteva danneggiare, diciamo, i loro interessi, perché molti lavoratori iniziavano a chiedere alle associazioni: ma cosa significa il lavoro nero? Cosa significa quella scritta? E questo è un elemento non trascurabile, questo è stato un elemento non trascurabile. E poi, diciamo, io non sono abituato a darmi, diciamo, poi la mia venuta ovviamente in quel luogo è stato anche importante, perché il fatto ogni sera di fare assemblea, di parlare ai lavoratori di cosa sono, diciamo, i diritti ma anche i problemi dell'Italia. Ho iniziato a fare politica dal primo giorno quando sono arrivato in quella masseria, ai lavoratori. Poi l'abbiamo portato all'interno del campo, è lì che, diciamo, è l'insieme di tutti questi elementi che ha portato allo sciopero. Ovviamente l'elemento centrale è stato il fatto che il caporale quel giorno ci ha chiesto, non vorrei più ritornare su questo, di raccogliere i pomodori in modo diverso da come lo raccoglievamo prima, perché quel pomodoro era un pomodoro di insalata che andava raccolto secondo il caporale uno a uno, non era un pomodoro destinato all'industria. E quindi questo è stato l'ulteriore elemento, però l'insieme di tutto questo ha portato a questo sciopero. Per dirvi che in Italia ci sono gli elementi per fare uno sciopero, anche da parte di loro, dei lavoratori locali. Voi avete gli strumenti, bisogna metterli sul campo per poter insieme lavoratori stranieri e lavoratori italiani, perché la battaglia è una battaglia collettiva,
per poter portare avanti questo cambiamento, perché io ho sempre detto, i lavoratori stranieri non possono fare questa battaglia da solo, non raggiungeremo i risultati che vogliamo raggiungere. E in questo periodo, purtroppo in questi ultimi anni, a fare le battaglie sono gli stranieri. Rosarno 2010, lo sciopero di Castelvolturno, lo sciopero di Nardò, le battaglie al nord, sono gli italiani difficilmente fanno uno sciopero, qualche manifestazione, che è solo un'altra cosa. Non fanno lo sciopero, secondo me, perché hanno un elemento in più rispetto agli stranieri. Gli stranieri, quelli che spesso gli fanno fare lo sciopero, è che siccome sono l'ultimo anello, non hanno nulla da perdere, non hanno niente. Invece gli italiani, voi avete un elemento molto forte, il welfare familiare. Cioè voi spesso accettate certo tipo di salario, certo tipo di condizioni lavorative perché spesso campate ancora sulle spalle dei vostri familiari. Lo straniero in Italia e nel mondo non è così, non ha nessuno. E quindi arriva all'estremo e non ha nulla da perdere. Io non so se bisogna aspettare la diminuzione del welfare. Speriamo, però lo possiamo ancora fare prima. Io qui non sto dicendo, io non sono qui per fare una guerra, per instigare una guerra, no. È soltanto un processo di rivendicazione dei diritti, perché in questo paese ho l'impressione che tutto è diventato il mercato. Il profitto, cioè per l'istituzione è tutto. I diritti in Italia sono per indotto. Quindi bisogna ritornare ai diritti, bisogna ritornare all'essere umano in questo paese, che non vedo. Io qualche elemento in più di conoscenza della questione della masseria Bonculli, dove ho incontrato Ivan per la prima volta. Era l'estate del 2011, la masseria Bonculli si intrecciava fortemente con le vicende che stavano accadendo a Manduria, l'arrivo appunto della prima fase dell'emergenza con i tunisini, poi a cui poi sono subentrati tutti i subsahariani, e in quell'epoca poi proprio la regione Puglia immaginò un sistema di accoglienza con un intervento delle associazioni che avessero un ruolo di terzietà nel controllo dell'accoglienza, e ci siamo incontrati proprio a Masseria Bonculli, che non era un ghetto all'inizio, nel senso non lo è mai stato, perlomeno non lo è mai stato nelle intenzioni di Finisterre, non lo è mai stato nelle intenzioni delle brigate di solidarietà attiva. La masseria Bonculli era per il secondo anno un progetto finanziato dalla Regione Puglia che si proponeva proprio di combattere l'idea del ghetto, come il ghetto che si creava spontaneamente nelle campagne di Nardò nel periodo della raccolta delle anguglie soprattutto, e in cui si poteva accedere soltanto nel momento in cui il lavoratore straniero rivendicava il diritto al contratto, per questo lo striscione del contro il lavoro nero, anche le magliette, se ricordi, no? Quindi ci trovavamo di fronte a una situazione che era stata di fatto istituzionalizzata, nel senso che i compagni delle brigate solidarie attive di Finisterre continuavano a fare informazione e a chiedere, non a pretendere ovviamente, dai lavoratori stranieri che andavano a Masseria Bonculli di insistere perché fossero contrattualizzati dai loro datori di lavoro. Masseria Bonculli doveva ospitare non più di 200 persone, in realtà poi evidentemente altre 500 persone si sono aggiunte, perché era il numero normale di lavoratori che stazionavano in quelle campagne durante l'estate e che lì trovavano un posto dove venivano offerti un minimo di servizi anche igienici, per cui chiaramente il sovrannumero ha anche fatto saltare le condizioni a volte di igiene, anche di sicurezza certe volte, no? Perché qualche volta capiteva anche qualche cosa
ma non perché fosse un ghetto, ma perché quelle associazioni cercarono di dare comunque ospitalità e servizi a tutti i lavoratori che lavoravano in condizioni di semischiavitù. Bene, allora, per quanto riguarda il modello Nardò, il modello Nardò non so se può essere replicabile altrove in Italia. Penso di sì, ma penso che di tutto questo dipende anche dal contesto. Applicare Nardò nel Foggiano è molto complicato, perché il Foggiano è molto diverso dal Meridino. A Nardò è una realtà molto piccola, dove il 90% dei lavoratori era concentrato in quel luogo, quindi era più facile ad accedere, diciamo, all'informazione, andare a sindacalizzare. Si vedevano tutti i giorni, parlavano tra di loro, quindi era più facile. Invece un contesto come il Foggiano, dove lì ci sono 40.000 lavoratori che vengono da più etnie, noi abbiamo il 90% di questo che sono lavoratori neocomunitari, sono rumeni e bulgari. Poi abbiamo gli africani che ufficialmente rappresentano l'8%, però sappiamo che non è così. Quindi c'è una frammentazione tale che andare a riprodurre il modello Nardò è molto più complicato. E su questo bisogna trovare un'altra forma di strategia. E spesso è lì che la sinistra ha delle difficoltà, perché non possiamo pensare che per risolvere, per affrontare un problema ci sia un modello unico. Nel Foggiano, come al nord, nel Piemonte, nel Veneto e in Calabria, bisogna adottare sistemi di lotta diverse. Ovviamente, facendo il nostro lavoro, come dicevo prima, non dimenticando i lavoratori, partendo sempre dalla coscientizzazione, dall'altra parte bisogna iniziare a aggredire i veritabili soggetti. Allora, per quanto riguarda i caporali, sappiamo che il caporalato trova la sua forza sul trasporto, perché il trasporto è l'elemento che consente ai caporali di trasportare i lavoratori. Senza di quello il caporalato non lavora. Perché l'impresa, l'imprenditore ha bisogno, quando ha bisogno di 50, 100, 200 persone, spesso sono i latifondisti ad aver bisogno dei caporali. Allora, se non si inizia a bloccare, a confiscare i sistemi di trasporto che usano i caporali, sarà molto difficile, e li conosciamo. Conosciamo le loro macchine, sappiamo da dove partono, dalle piazze da dove partono, ho citato alcune piazze. Qui nel Tarantino ne abbiamo 5. Tutta la parte orientale, lì abbiamo i più grossi caporali sono in questa terra, cioè nella provincia di Taranto. Poi abbiamo nella zona di Foggia, quindi dicevo, sappiamo i punti di partenza e i punti di arrivo. Bisogna semplicemente mettere le forze dell'ordine in determinati posti e si bloccano i caporali. Dall'altra parte, hai accennato lo strumento normativo, bisogna ritornare a una forma di collocamento pubblico, perché in Italia da ormai 30 anni manca un sistema di incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro. Se il datore di lavoro ha bisogno di lavoratore, non va più nei centri per posti, non va più al centro per impiego, non va più a, cioè, si chiama il caporale e ha bisogno e gli porta la mano d'opera. Quindi bisogna ritornare al collocamento pubblico. Dall'altra parte, per quanto riguarda l'impresa, il sistema imprenditoriale all'interno della filiera, penso che lo strumento importante per portare le imprese ad assumere le loro responsabilità e quello che ho detto prima sono i finanziamenti pubblici. Il 90% delle imprese usano i finanziamenti, hanno bisogno di soldi, si blocca il portafoglio all'imprenditore, non porta più avanti la sua attività. Bisogna bloccare questi benedetti finanziamenti. E su questo lì c'è una lotta
interna c'è una lotta molto importante, perché sappiamo qual è il contesto. Molti di questi imprenditori sono un bacino elettorale per la politica, qui spesso abbiamo delle difficoltà. E su questo bisogna centrare la nostra battaglia. Ovviamente quello del consumatore potrebbe essere un elemento aggiuntivo, ed è un elemento aggiuntivo, non uso il condizionale, e bisogna iniziare, come dicevo, a prendere coscienza di questo fenomeno. Per quanto riguarda Dublino, concludo su questo, io dicevo che questo, diciamo, non è il quadro che volevo, però penso che abbiamo compiuto oggi iniziare a parlare del fatto che bisogna iniziare a ridistribuire i richiedenti, per me è già qualcosa di importante. Ovviamente bisogna discutere sui contenuti, e lì hai ragione, perché un fatto è di avere i profughi, ridistribuirli, un fatto è trovare dei criteri di ridistribuzione che non possono essere basati soltanto su paesi, su determinati paesi, che non possono essere soltanto basato sul fatto che gli immigrati devono andare in determinati posti, e la battaglia dovrebbe essere fatta proprio sui criteri del prossimo Dublino. Posso dire una cosa sul prossimo? Io penso che la politica, cioè la geopolitica dell'Unione Europea, la sta facendo ovviamente la Germania un po' di tempo. Tant'è vero che se Dublino salta, perché sostanzialmente è saltato, è perché l'ha voluto la Merkel. Perché l'ha voluto la Merkel? Per quello che dicevi tu, riesco a succhiare manodopera a costo zero, perché un profugo è davvero a costo zero, cioè ci ha rimesso di tasca sua, che attraversa un corridoio particolare, che è il corridoio balcanico, che è un corridoio di grande influenza tedesca. Non dimentichiamo che le monete di quei paesi sono battute dal conio tedesco, cioè di tutta la ex Jugoslavia, gente che si è scannata fino a 20 anni fa. Quella manodopera è sostanzialmente già formata, a quella manodopera la Germania offre ulteriormente formazione e possibilità di lavoro, con un'intenzione ben precisa. La Germania sta facendo il lavoro pulito a Putin in quello sporco, di avere sul Mediterraneo, è una grande ambizione della Germania e della Russia da tempo, una porta. È evidente che un pezzo importante di quella migrazione che adesso va in Germania tornerà dopo Assad e andrà a governare la Siria. Questo l'abbiamo capito tutti, che si sta giocando tra Russia e Germania il futuro della Siria e il futuro di un pezzo del Mediterraneo. Cioè la Germania sta formando la classe dirigente siriana e si sta legando, un po' come faceva la Francia, come ha sempre fatto la Francia quando ha ospitato, io ho lavorato in Tunisia, ricordo che gli esuli, quelli che adesso governano dopo Ennahda malamente in Tunisia, hanno una formazione che viene dalla Francia. Questo significa garantirsi rapporti privilegiati, perché la politica attualmente gioca sul capitale sociale, non sulla competenza o su altro. Su questo, guardate, io sono molto pessimista, ma noi avremo il peggio. A noi sarà detto quello che è stato già detto: fate quello che volete dei centroafricani, fate quello che volete dei magrebini, cioè di coloro che sono considerati sostanzialmente di serie B o di serie C rispetto ai siriani, perché non laureati, perché non amici, perché non arabi, anche questo è un altro aspetto che va preso in considerazione, e perché nel sistema geopolitico mediterraneo l'Africa conta pochissimo, il Maghreb dopo la rivoluzione non conta un cazzo, anche questo è un altro aspetto, no? L'area di influenza della Germania non è l'area di influenza dell'UE. La nostra area di influenza non c'è. Noi non abbiamo un paese con il quale teniamo dei rapporti privilegiati. Avevamo fino a qualche mese fa rapporti privilegiati con l'Iran, ma abbiamo partecipato al tavolo di discussione sulla cancellazione delle sanzioni per l'Iran? No. No, l'Italia non c'è. È il primo partner commerciale dell'Iran, ma sul piano geopolitico noi siamo nulla. Questi elementi si nutrono dei fenomeni migratori, perché su questo si gioca il futuro del mantenimento di alcune economie. Guardate, la Germania ha preso una botta con la Volkswagen, alla quale, cioè, se non dà riparo rischia 650.000 disoccupati,
è una class action fatta, guarda caso, il capitalismo che si mangia da sé, dai grandi finanziatori, da 40 miliardi. Cioè il rischio che ci sia un crollo del sistema pesante tedesco è fortissimo. Allora, l'alternativa, una conversione in un'economia dei servizi, come sta facendo la Francia da tempo. Economia dei servizi significa sanità, molti sono medici, quelli che vengono dalla Siria. Significa, come fa la Francia, esportare il sistema sanitario fuori. La Francia è il primo esportatore di sistemi sanitari al mondo, ma soprattutto insegna ai cinesi a fare la sanità, perché la prima sanità al mondo è quella francese. È chiaro il quadro. Noi da tempo ereditiamo situazioni di mancato riconoscimento del diritto d'asilo per cittadini provenienti, profughi e richiedenti asilo provenienti da paesi tipo la Nigeria. Non si capisce perché c'è un razzismo differenzialista nei nostri luoghi di riconoscimento, e cioè per riconoscere mediamente il diritto d'asilo a un nigeriano, già per identificarlo vanno via 2 mesi, vanno via 90 giorni. Perché? Perché noi non abbiamo un buon rapporto con la Nigeria. L'Italia non ha un buon rapporto con la Nigeria, perché è inutile che ci prendiamo in giro. Possiamo scrivere tutte le leggi che vogliamo, ma lì dentro si gioca una differenza di trattamento rispetto a chi viene da un paese piuttosto che da un altro. Un tunisino, quando c'era Ben Ali, nessuno era richiedente asilo della Tunisia, perché Ben Ali era un endemico, no? Però un tunisino, faccio un esempio, lo posso riconoscere subito. Una ragazza nigeriana che viene da una situazione particolare, magari da un territorio dove c'è Boko Haram, eccetera, 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 e 90, 100 giorni, no? Questa è la situazione in cui viviamo noi. La normativa sulla richiesta d'asilo, ma che è? Se non modifichi la Bossi-Fini, se non cancelli completamente la Bossi-Fini, le amministrazioni comunali non potranno mai intervenire, perché basta una telefonata del prefetto che ti dice calmati, non la puoi fare. È vicenda nostra di sicurezza nazionale. Laddove però la contraddizione, il salto di Dublino, o meglio la modifica di Dublino in chiave peggiorativa per tutti i paesi dell'area mediterranea, Grecia compresa, rischia di far esplodere vicende sulla sicurezza. Cioè noi che cosa rischiamo? Che la Germania formerà classe dirigente di alcuni di questi paesi, no? Benissimo, e continuerà ad avere, diciamo, un'accoglienza di serie A rispetto ad altri, la Germania e altri paesi di quell'area lì. E noi invece la balcanizzazione interna. Su questa balcanizzazione chi ci mangia? La retorica leghista. La retorica leghista, che guardate, hanno avuto una crescita, nessun movimento di destra, neanche la Le Pen, ha avuto una crescita così accelerata dei consensi, che se vogliamo anche ingovernabile, ovunque, ovunque. E che, questo è il dato peggiore, ci porta indietro di un paio di decenni. Stiamo attenti, perché in questo quadro, ha ragione Ivan, se ne nutre l'impresa, è chiaro, c'è una manodopera che sta lì, più è concentrata, più questa manodopera è facile da rapire. Poi è anche vero, ribaltiamo, che se c'è stata la rivolta a Nardò è perché oggettivamente c'era una condizione di concentrazione. Nel Brindisino era difficile avere una cosa del genere, con quella situazione, diciamo, pulviscolare di diffusione della manodopera, ma ce l'ho lì e mi serve. Venendo a Taranto, è chiaro che voi di Taranto ha sacche di disoccupazione giovanile spaventose. Teleperformance, chi lavora a teleperformance? Allora, se la traduzione deve essere, passiamo dall'industria all'industria dei servizi, non è il modello teleperformance, signori cari, non sia mai, perché lì dentro la debolezza oggettiva del sindacato si scontra anche con una debolezza culturale dei nuovi lavoratori italiani, che fa spavento, perché è vero quello che diceva nel chiudo, che l'Italia ha dimenticato la consapevolezza del diritto. Paradossalmente, un ragazzo italiano periferico conosce meno i suoi diritti di un migrante, di un richiedente asilo. È paradossale, ma è vero questo. Allora io devo cercare di creare invece un'alleanza tra i due. Allora è giusto portare la consapevolezza del diritto, come fanno le associazioni, non solo il piatto caldo o il dentista o altro, laddove c'è bisogno di diritti, però sanzionare ferocemente, ferocemente l'impresa che continua a negare l'esistenza di ciò che essa stessa produce. Poi, diciamo anche all'impresa, se tu continui a farti fare il prezzo, a farti imporre il prezzo, tipo chi produce le ciliegie a Turi, da
dalla Perugina e non tieni conto del costo del lavoro, che una volta era una variabile che determinava il prezzo del prodotto, cara impresa, tu piccola sei destinata a morire, non ce la fai. Puoi avere anche 30-40 ettari, ma non ce la farai mai, perché non puoi scaricare su un essere umano tutti i costi. È in controtendenza però rispetto a quello che ha fatto questo governo, perché il Jobs Act va nella direzione di quello che vuole la piccola impresa per sopravvivere e la grande multinazionale per dire me ne fotto del costo del lavoro. Se non ci sono altri interventi o altre domande, chiederei soltanto a Leo e a Ivan magari di fare un rapido passaggio sul nuovo lavoro in uscita, ringraziandoli ulteriormente per essere intervenuti in questa sede e ovviamente invitando nuovamente un loro intervento per la presentazione del nuovo libro Ghetto Italia, che chiederei brevemente di presentare in anteprima almeno qualche piccola suggestione lì contenuta. No, noi abbiamo con Leo Pallisano abbiamo scritto questo nuovo libro per andare oltre la testimonianza. Noi abbiamo voluto con questa opera prendere, analizzare il quadro generale e dare delle risposte. All'interno di quel libro abbiamo fatto un lavoro secondo noi molto importante, perché siamo andati in vari ghetti in Italia a prendere la testimonianza di tanti soggetti e a partire da quella, da quel racconto, costruire e apportare varie informazioni partendo dalla condizione di vita del lavoro fino, come abbiamo detto, fino alla responsabilità dell'impresa e delle multinazionali. Questo libro dà il quadro nazionale di quella che è la situazione dei lavoratori migranti in agricoltura. Penso che sia un libro molto importante, che vi porterà, diciamo, a ulteriore conoscenza per quanto riguarda l'analisi politica di un fenomeno, ormai quello del lavoro irregolare, che dicevo è diventato strutturale, e come fare, diciamo, per apportare una soluzione complessiva ad un fenomeno tipo quello del caporalato. In particolare io ho accennato già alcune cose, per esempio sul trasporto, cosa dovrebbe fare la politica, l'istituzione. Abbiamo portato tutta una serie di dettagli per risolvere varie situazioni, ma anche sul sottosalario, come fare per affrontare il problema del sottosalario, che è un altro problema molto diffuso perché non è tracciabile. Molto spesso è richiesto ai lavoratori, alle lavoratrici, di ridare una parte del salario indietro, e quindi come affrontare questi casi specifici. Penso che sarà un libro molto interessante, molto importante per voi. No, beh, io l'idea che ci siamo fatti, che forse rappresenterà un po' una scossa per il sistema, anche per il sistema mediatico nazionale, è che non si lucra più semplicemente sul costo del lavoro, ma si lucra prevalentemente sul welfare. Il ghetto che cos'è in realtà? Alloggio, acqua, un bagno, talvolta un altro tipo, un altro genere di servizi, no? Cioè tutto ciò che diventa servizio intorno a quella che è la vita del lavoratore, su quello mangio. Il sistema mangia. Ivan prima ha fatto il calcolo. Arrivo a 24 euro, 25 euro al giorno, 10 euro vanno via tra il trasporto e il cibo. Ma se a questo aggiungete il fatto che in un ghetto devo pagare quella lamiera che ho sopra, 50, 100 euro a stagione, che se mi sento male devo pagare 20 euro, e lo diffondete all'interno di tutto il sistema agricolo italiano, anche al nord, nazionalità diverse, immigrati provenienti da territori diversi, culture differenti, tipo i Sikh, una zona di Latina, che vengono dal Punjab, che hanno una cultura della riverenza, mettiamola così, sulla quale, guarda caso, i grandi produttori ortofrutticoli di quella zona fanno
delle cifre enormi, allora questo significa che altro che mafia capitale. Mafia capitale è un pezzetto rispetto a questa grande mafia del welfare nazionale, e dentro ci sono anche alcune associazioni. Spiace dirlo, ma è così. Ci sono anche dei sindaci. Fa comodo, come dire, offrire un posto e poi quel posto farselo pagare, o farsi pagare l'assistenza, sostanzialmente due volte. Aggiungete a questo il racket sull'operatore. Il futuro della mafia è il welfare. Grazie a tutti e a tutti per essere intervenuti questa sera e in qualche modo assumiamo collettivamente l'impegno di continuare a seguire le vicende legate al lavoro straniero, ovviamente non solo straniero in Italia. Grazie soprattutto a Leo e Ivan per essere qui intervenuti e avremo piacere a incrociarci presto per confrontarci nuovamente. Grazie.